Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul canale. Quest'oggi ragazzi parto dandovi una notizia, cioè che ho deciso di mettere un po' in ordine il canale. Cioè, visto che adesso pubblicavo video in modo casuale quando riuscivo, adesso invece ho deciso di stabilire due giorni e degli orari, in modo tale che quando non arrivano anche le feed, perché ho notato che ultimamente YouTube ha un po' di problemi, insomma, voi comunque riuscite a ritrovarvi il video perché sapete il giorno in cui lo pubblico. I giorni saranno martedì e venerdì alle ore 14, semplicissimo. Quindi in questi due giorni voi sapete che io pubblico e anche se non vi arrivano le notifiche potete andare a controllare, insomma, e trovare i video online sul canale. Inoltre ragazzi, quest'oggi andremo a vedere un tutorial a grande richiesta. Mi avete chiesto un gioco da fare in Street Magic. Non ho avuto la possibilità di registrare proprio quello che volevo con mio fratello, visto che oggi non c'era, però vi porto questo qui che a mio parere è molto di impatto e davvero facilissimo, come tutti i giochi in genere che porto sul canale. Ultimamente YouTube appunto ha dei problemi, non arrivano bene le feed, a volte i video vengono visti pochissimo, quindi vi chiedo il massimo supporto, se vi va, di lasciare un bel mi piace. Cerchiamo di arrivare a 1000, quindi lasciate un bel pollice in su e se volete che questa serie appunto continui. Detto questo ragazzi, non mi dimentico di salutare le ultime tre persone che mi hanno seguito su Instagram. Ciao Alessio Proietti, Emanuele Broscritto e Daniel Dorri 22. Se volete essere salutati seguitemi su Instagram che trovate in descrizione. Detto questo ragazzi, non perdiamoci in parole, ci vediamo, volevo dirvi, domenica raduno di Asso K, appunto sarò presente anch'io, ma ora andiamo a vedere quello che è prima l'esecuzione del gioco che oggi vi andrò a spiegare e poi appunto il suo tutorial. Buona visione ragazzi. Eccoci qui ragazzi all'esecuzione del gioco, del quale vedrete poi subito il tutorial. Un gioco a parer mio bellissimo, che può essere usato anche in Street Magic in piedi senza l'ausilio di un tavolino e che stupisce davvero tantissimo lo spettatore. Ragazzi, se vi interessano e vi piacciono questo genere di video e volete che li continui, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, fate vedere che ci tenete e ne arriveranno sicuramente tanti altri. Ecco come funziona il gioco ragazzi. Allora, prima di tutto ci servirà un mazzo di carte completamente regolare, come sempre d'altronde, dal quale dovremo far scegliere una carta al nostro spettatore. Presupponiamo, adesso non ho uno spettatore, ne seleziono a caso una io. Presupponiamo, ecco, che lo spettatore selezioni questa carta, in questo caso il Joker. Quello che dobbiamo fare con la carta scelta dallo spettatore, quindi con il Joker, è andarla a disperdere con dei tagli e dei miscugli all'interno del mazzo. L'importante è che noi non abbiamo più idea di dove si trovi la carta all'interno del mazzo, perché il mazzo è ben mescolato. Quello che voglio cercare di fare adesso, con un gesto magico, passando la mia mano sul mazzo e schioccando le dita, è di fare girare la vostra carta, cioè la carta scelta. Sarebbe incredibile d'altronde, visto che la carta è stata rimessa di dorso, ma andiamo a vedere. E in effetti, se noi scorriamo le carte, c'è un'unica carta girata, no, due carte e no, nessuna di queste era la vostra, vero? Né il 2 né l'1. Però aspetta, 2 e 1, che numero fanno? 21. Potrebbero essere le nostre carte indicatrici che indicano la posizione della carta scelta. Proviamo a contare 21 da questo punto del mazzo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Esattamente su questa carta. Ed è proprio il Joker, la carta scelta dallo spettatore. Una carta prima sarebbe stato per esempio un 5, una carta dopo sarebbe stato un re, ma ci siamo fermati esattamente sul Joker, grazie alle nostre due carte indicatrici che ci hanno indicato il numero 21. Andiamo a vedere subito immediatamente il tutorial di questo gioco. Non utilizzo nemmeno un tavolino perché non serve, quindi ve lo insegno così da in piedi, in modo che anche voi possiate appunto allenarvi per eseguirlo in piedi in occasioni per esempio di Street Magic. Allora, innanzitutto io ho deciso di farlo e di svolgerlo con il numero 21, quindi sono andato a prendere due carte che sono un 2 e un 1, è uguale del colore che volete, l'importante è che siano appunto un 2 e un 1 messi in questo ordine, due prima e uno dopo. Quello che dobbiamo fare è posizionare queste due carte in 18esima posizione dal fondo. Quindi praticamente contiamo 18 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mettiamo sopra il nostro 2, seguito dal nostro 1 e portiamo tutto sotto. Quindi sarete d'accordo con me che ora avremo 18 carte in fondo girate di dorso, la 19esima e la 20esima appunto che saranno le nostre due carte e poi la 21esima che sarà la carta scelta. Quindi ricapitolando velocissimamente, abbiamo mazzo di carte normale con 18 carte sul fondo girate di dorso e poi seguite dall'asso e dal 2 che faranno il numero appunto 21.
Questo sarà il setup semplicissimo del nostro gioco. Quindi ragazzi, naturalmente prima di andare dal vostro spettatore dovrete preparare appunto questa predisposizione, questo setup con 18 carte, poi il 2 e l'1 e siete pronti per incominciare. Quello che faccio io, che consiglio di fare anche voi ragazzi, è mostrare tranquillamente che il mazzo di carte è un mazzo normale. Come fate? Sapete che circa ragazzi dopo 20 carte ci sono le vostre due carte di faccia, voi non le volete far vedere aprendo le carte a spread. Come fate? Scorrete tante carte, perché tanto sapete che non c'è il rischio che trovate le carte girate. Quando vi avvicinate alla fine, spingete tante carte insieme, ok, e mostrate solo le ultime. Quindi in velocità voi cosa fate? Dite, guarda, ho un mazzo di carte normalissimo, come puoi vedere, tutte carte di dorso. E voi scorrete e fate vedere che effettivamente sono tutte di dorso. Naturalmente stando attenti a non flashare, cioè non far vedere quelle che sono le carte di faccia. Ricapitolando, è veramente facilissimo, scorrete le carte, sapete che circa qua ci saranno le nostre carte di faccia, quindi spingete tutto quanto dopo e mostrate che tutto il mazzo di carte è un mazzo di carte completamente di dorso. Fatto questo, fate scegliere una carta qualsiasi al vostro spettatore. Per farlo dovete cercare di far scegliere una carta, se la fate scegliere a nastro, quindi aprendo le carte a nastro, che sia prima delle carte di faccia, perché altrimenti le andate a flashare. Quindi muovetevi molto lentamente, semplicemente dite allo spettatore, guarda, fermami quando vuoi e prendi la carta che più ti piace. Quindi lui vedrà che noi andiamo lenti, si stuferà naturalmente e sceglierà una carta qualsiasi, come in questo caso il nostro 5, il nostro 6 di cuori. Questa sarà la carta scelta. Ora ragazzi potete usare il metodo che più vi piace, io vi farò vedere quello che ho utilizzato nella performance, l'importante è che il 6 di cuori vada a finire in ultima posizione. Come ho fatto io nella performance a portarlo in ultima posizione? Allora, fondamentalmente vado a prendere un break sul mignolo, ok, quindi prima carta, break sul mignolo, e poi sposto il break al pollice. Come si fa? Quando ho un break sul mignolo io porto la mano in questa maniera e come vedete il break è spostato sul polpastrello del pollice, spero che si veda. Quindi break su mignolo, spostiamo il break sul polpastrello del pollice e ora dobbiamo portare questa carta in fondo. Come lo facciamo? Con un double undercut, cioè praticamente noi andiamo a prendere il mazzo in questa maniera, facciamo un taglio, portiamo sopra in questa maniera, perché questa è la porzione finale, la portiamo sopra e poi avremo il nostro break sul mignolo sulla carta che andrà in ultima posizione, perché automaticamente se ora noi tagliamo così sotto al break, la carta scelta, cioè il 6 di cuori, è finito in ultima posizione. Ve lo rispiego velocemente. Allora, carta in cima, break su mignolo, spostiamo break al pollice, tagliamo in questa maniera, portiamo sopra, alziamo tutto quello che c'è sotto al nostro break in questo momento e tagliamo. In questo momento la selezione, cioè la carta scelta, è finita sul fondo. Molto molto semplice. Ora, quello che sono andato a fare io nella performance semplicemente è stato fare un falso taglio, ovvero questo qua, che mantiene inalterato l'ordine del mazzo e l'ho anche già insegnato sul canale, magari ve lo lascio qua in alto per chi è interessato. Fatto questo ragazzi, la parte skillata, cioè la parte dove serve effettivamente manualità e ben poca, come avete visto, molto molto semplice, è terminata. Tutto il resto è presentazione e matematica, perché naturalmente la carta ora sarà in 21esima posizione. Non ci rimarrà che dire al nostro spettatore, guarda, immagina con uno schiocco di dita, voi dopo ci mettete un po' di atmosfera magica, che la vostra carta si giri di faccia. Impossibile, vero? Eppure, attenti qui a utilizzare bene la presentazione, perché dovete fingere di essere stupiti. Dite, no, qui vedo due carte. E quando vedete queste due carte, portate tutto quanto sopra. Quindi vedete le due carte, portate sopra e dite, no, io qui vedo due carte. E nessuna di queste era la tua, vero? No, ci deve essere un problema. No, però aspetta, 2 e 1 quanto fa? 21. Ora non vi resterà che contare 21 carte comprese queste, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e la 21esima sarà esattamente la carta scelta. E qui lascerete di stucco lo spettatore perché a parer suo la carta è stata dispersa e ritrovata grazie a due carte indicatrici che voi non potevate inizialmente conoscere, che non pensava fossero già girate naturalmente, perché all'inizio gli avete fatto vedere il mazzo in condizioni normali. Perfetto ragazzi, il video si è concluso, spero che vi sia piaciuto, spero che questa magia possa tornarvi utile come sempre con i vostri amici, non so, per stupire insomma chi volete. Lasciate un bel pollice in su per sostenere questa serie, seguitemi su Instagram che trovate in descrizione e niente ragazzi, vi ricordo ormai quelli che saranno appunto gli appuntamenti fissi martedì e venerdì ore 14. Noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video, ciao ragazzi!